Ora cantiere aperto per la Juventus, proseguono i lavori in corso, il geometra Lippi alla fine si dice soddisfatto dopo i 90 minuti di Barletta, ma contro l'Andria la vera signora appare e scompare. I più delusi comunque sono quei tifosi che hanno pagato il biglietto a prezzo triplicato e soprattutto il cassiere dell'Andria per un incasso, appena 4.000 paganti, ancora più magro di quanto si poteva supporre, visto che per motivi di ordine pubblico la gara è stata trasmessa in diretta TV nella zona di Bari e provincia. Lippi schiera la formazione tipo, un 4-3-3 che vede la difesa in linea, da destra Torricelli, Ferrara, Montero e Pessotto, a centrocampo Zidane tra Conte e Deschamps e tridente offensivo formato da Boxic, Del Piero e Vieri. Appena 3 minuti di rodaggio, poi il primo assalto portato da Zidane che confeziona per Boxic, botta violenta da centroarea, ma Di Bitonto, portiere dei pugliesi, riesce a deviare. Manca velocità alla manovra dei bianconeri osservati attentamente da Alex Ferguson, coach del Manchester United, prossimo avversario in Champions League. L'Andria sembra frastornato quando la Juve accelera e il sesto è Vieri, servito bene da Boxic, confeziona il primo gol della stagione ufficiale, sinistro imprendibile per l'estremo andriese e 1-0. Al 16° Boxic prova la penetrazione sulla destra ma viene fermato in tempo, si notano i progressi del croato. Alla mezz'ora si vede l'Andria, a dire il vero poco fortunato, gran tiro dal limite di Mariani, respinto da Ferrara. Al 33° ancora l'Andria ha l'opportunità di riequilibrare il risultato con Cappellacci, che esita troppo prima di tirare e consente ancora a Ferrara di rubare tempo e palla. Risvegliata forse dal movimento andriese, la Juve ritorna a fare sul serio al 37° quando Zidane comincia un'azione che viene finalizzata da Conte dopo un pregevole assist di Del Piero. Il capitano compie una prodezza in mezza rovesciata e Di Bitonto è battuto per la seconda volta. Il secondo tempo comincia con un quarto d'ora di ritardo per consentire agli addetti di sgomberare il campo per destinazione. Nicchi fa allontanare interi nuclei familiari che volevano forse vedere da vicino i campioni d'Europa. Al 3° Boxic fallisce di poco il bersaglio, poi al 5° un saggio di Del Piero sul calcio di punizione sul quale Di Bitonto non si fa sorprendere. Nell'ultima mezz'ora Lippi manda in campo Amoruso, un ex molto apprezzato da queste parti, Porrini e Di Livio per Vieri, Torricelli e Del Piero. La gara non decolla più, nella Juve brilla come sempre la stella di Del Piero, in netto progresso i nuovi Zidane, Boxic e Montero.